Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Il coro rappresenta il cuore dell'animazione musicale di una celebrazione. L'ordinamento generale del Messale Romano afferma con chiarezza che tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la Schola Cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Un coro liturgico è anzitutto al servizio del rito. Nella scelta dei canti o di un repertorio occorre innanzitutto tenere presente il rito. Il rito della messa, riformato dal Concilio Vaticano II, esige varie forme musicali, dalle acclamazioni alle invocazioni, ai canti rituali, alle litanie, agli inni. L'errore da evitare è quello di adattare il rito a forme musicali preesistenti e scritte per riti completamente diversi da quelli attuali. Perciò la prima preoccupazione che un coro deve avere è il profondo rispetto del rito, non per cadere di nuovo in un vuoto ritualismo, ma per ricrearlo e attualizzarlo, inculturarlo nell'oggi del credente. Rispettare il rito allora vorrà dire porre attenzione alle varie forme musicali, rendendole vere nella loro esecutività. L'acclamazione deve essere tale, una litania deve obbedire alla sua funzione impetrativa, il Kyrie non può essere un mottetto. Anche la durata di tali brani dovrà rispettare il rito nel suo svolgimento. Un Gloria non può durare 10 minuti o un Alleluia non può essere troppo corto, perché dovrà accompagnare la processione dell'Evangeliario. Un coro liturgico però è a servizio dell'assemblea, oltre ad essere al servizio del rito. Anzi, scrive Michel Vautot, è il cuore dell'assemblea. Mi piace riportare qui la regola delle tre preposizioni elaborata con molta originalità da Vautot in un suo testo. La prima regola è quella di cantare nell'assemblea. Finalmente abbiamo scoperto che il coro fa parte dell'assemblea, non è un complemento estetico o esteriore, non è un'altra realtà aggiunta e giustapposta, ma vive nell'assemblea. I cantori devono avere la coscienza di essere essi stessi assemblea, parte dell'assemblea. E anche la posizione del coro dovrà evidenziare questa esigenza. Un vero coro liturgico canta con l'assemblea. E la situazione comune è presente nella liturgia. Sostenere, alternarsi, dialogare sono tutte funzioni che un coro liturgico deve praticare come punto di partenza del proprio servizio. Sostenere l'assemblea significa aiutarla a mantenere il corretto andamento ritmico, l'intonazione precisa, gli attacchi e le conclusioni a tempo, i respiri adeguati. Un altro modo di essere con l'assemblea si ottiene cantando per primi la frase musicale o il ritornello che subito dopo dovrà ripetere l'assemblea. È una forma di servizio dell'assemblea che produce buoni frutti musicali. Il coro diventa educatore dell'assemblea, fornendo esempi musicalmente di buona qualità. Infine, il coro canta per l'assemblea. Ciò significa produrre musica di ascolto, brani del repertorio classico che ben si inseriscono in alcuni momenti particolari previsti dal rito. A riguardo, è bene anche introdurre brani di autori contemporanei che possono apportare una nuova dimensione alla liturgia, offrendo suoni, impasti sonori, forme nuove e originali.